bummer. The holidays are over. No more presents. But yay, you have your freedom again. The new year is full of ups and downs, but however you're feeling, you can always be happy with Prime Video. Catch the new season of Reacher. Rent or buy new releases like Taylor Swift, The Eras Tour Extended Version. You can add on hundreds of streamers. One app, one password. Prime Video. Find your happy place. Restrictions apply. Prime membership not required to rent or buy. See amazon.com/AmazonPrime for details. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi siamo pronti a dare spazio a un artista italiano di cui non si parla tanto spesso, soprattutto ultimamente, ma che vanta collaborazioni eccellenti e che ha realizzato singoli che ci piace ricordare, come ad esempio Solo, che ci porterà a breve indietro di qualche anno, esattamente alla fine degli anni Ottanta. Il suo nome è Enzo Avitabile, all'anagrafe Vincenzo, classe 1955, 66enne, essendo di marzo. È un musicista molto bravo come sassofonista, compositore, ma anche cantautore. Tra gli artisti con i quali ha collaborato in carriera, per esempio, ricordiamo Giorgia, ma anche Randy Crawford, e importanti esponenti della black music come James Brown, Tina Turner, Africa Bambaataa e Manu Dibango, o anche il grande Pino Daniele, napoletano come lui. Risale al 1976 proprio la prima collaborazione con Pino Daniele, quando entrambi si impegnarono nella registrazione dell'album Terra Mia. Al biennio 1979-80 invece risale la collaborazione con Edoardo Bennato per gli album dell'80 Uffa Uffa e Sono Solo Canzonette. Nel 1982 è uscito invece il suo primo lavoro discografico come solista, intitolato Avitabile, composto da 9 brani, tra i quali figura una dedica all'amico scomparso Mario Musella. Specializzato in un certo genere soul e blues, con venature molto italiane e partenopee, non è un caso che tra i suoi primi lavori ci siano stati Meglio Sole e Correre in Fretta, quest'ultimo dedicato alla figlia Corinne, e vedremo che gli affetti saranno una parte fondamentale della sua vita, capaci di lasciare tracce anche nella produzione artistica. Il brano forse più famoso però risale al 1986 e si tratta di Blackout, quando per esempio il cantautore ha vinto a Ibiza anche il premio come miglior canzone dance dell'anno. La copertina del disco in quel caso era stata realizzata in stile fumettistico da Andrea Pazienza. Sarà invece Milo Manara a realizzare quella di un altro disco del 1990, Stella Dissidente. Tra le altre collaborazioni collezionate col passare degli anni c'è quella con Corrado Rustici, per esempio, mentre da metà degli anni 90 le sue attenzioni si rivolgono anche alla musica rap e al jungle, con un ritorno all'uso del napoletano nei testi. Attento conoscitore delle sonorità mediterranee, Avitabile in carriera, esattamente nel 2005-2006, ha ottenuto anche 4 nomination agli BBC World Music Awards, mentre dal 2006, si è interessato anche alla musica sacra con un progetto discografico introspettivo, Sacro Sud, un viaggio nel quale l'autore, proprio tramite questa musica spirituale, è partito da Sant'Alfonso Maria De Liguori e poi ha esplorato un po' quelle che lui stesso ha definito le periferie dell'anima. Abbiamo citato prima Giorgia, ma l'artista Avitabile ha collaborato anche con altri italiani, come per esempio De Gregori, Renato Zero e appunto altri, mentre riguardo le ultime fatiche, per così dire, ricordiamo che nel 2009 è uscito un secondo progetto speciale napoletana con il quale ha vinto anche la targa Tenco per il miglior disco in dialetto. Nel 2012 è uscito l'album Black Tarantella, che ha visto la partecipazione di Pino Daniele, Francesco Guccini, Franco Battiato, ma anche David Crosby, Bob Geldof, Enrique Morente, Idir, Tumani Diabaté, Mauro Pagani e appunto diversi altri. Si è aggiudicato anche una seconda targa Tenco, sempre nel 2012, per il miglior disco in dialetto, il premio Lunezia, per il valore musical letterario proprio di questo album del quale stiamo parlando, Black Tarantella. E poi nello stesso anno il regista Jonathan Demme gli ha dedicato un docufilm che è stato presentato anche al Festival del Cinema di Venezia, intitolato Enzo Avitabile Music Life.
Quanto alla vita privata, non si può non fare riferimento al grave lutto che lo ha colpito nel 2002, quando è venuta a mancare la moglie Maria, ancora giovane. Il musicista napoletano si è sentito un po' perso, solo, senza sapere come prendersi cura anche delle due figlie, Angela, che poi diventerà biologa, e Corinne, che abbiamo citato, che invece intraprenderà la carriera, la professione di chimica. Le bambine all'epoca comunque lo aiutarono, gli permisero di capire anche come interpretare sia il ruolo di padre che quello di madre. Sono infine moltissime le opere che ha realizzato anche per film e molti riconoscimenti. Per ora però ci fermiamo qui, lasciandovi al singolo Solo del 1988, parte dell'album Alta Tensione, che ben riassume le sue caratteristiche artistiche. Get great deals at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $4.87 per pound, or 3-ounce packs of wild-caught lobster tail for $4.87 each with digital coupon. Limit 2 packs of steaks and 4 packs of lobster. Also this week, get fresh whole Dungeness crab for $4.97 per pound with digital coupon. Limit 4. Plus, shop the sparkling wine sale and get 30% off all 750 milliliter or larger bottles of sparkling wine. Visit Safeway.com or head in store for more deals. How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSU-FCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings.